Il presidente della Camera di Commercio, Leonardo Giangrande, passa al contrattacco. Quella sfiducia costruita nell'ombra, quel ribaltone che ha stromesso dalla sera alla mattina lui e altri due consiglieri, Paolo Nigro e Riccardo Caracuta, dalla giunta della Camera di Commercio, non gli è proprio andata giù. Il numero uno dei commercianti tarantino lo ha vissuto come uno schiaffo in pieno volto a lui personalmente e poi all'associazione che presiede. Un'offesa lanciata dal presidente della Camera di Commercio, Luigi Sportelli. All'origine della guerra il presunto tentativo di scalare l'ente nel periodo in cui il TAR aveva sollevato il presidente Sportelli dall'incarico. Nessun complotto, spiega Giangrande, fatto è che la fazione anti-Sportelli è stata ora spazzata via dall'esecutivo dell'ente. La guerra è aperta, Giangrande però denuncia azioni antidemocratiche. Beh, sicuramente, non posso tacere, voglio dire, qui è stato fatto un atto, a mio avviso, non conforme a quelle che sono le regole della democrazia e io, come è giusto che sia, tutelerò nelle sedi opportune la mia figura e quella della mia organizzazione, ma credo che sia ovvio. Perché qui non si può far passare un messaggio per un altro, non si può far passare un messaggio che qualcuno abbia fatto chissà che cosa all'interno di quella struttura. Quella mozione di sfiducia comprendeva i tre soggetti che erano parte della commissione, ma in quella commissione c'era anche o non anche il presidente Sportelli? Quindi respinge il mittente l'ipotesi di una scalata anti-Sportelli? Non è stato il tentativo di una scalata, di un colpo di mano? Ma guardate, se io volevo fare la scalata non l'avrei fatto diventare presidente insieme agli altri presidenti di organizzazione. Penso che, credo che questo lo sappiano tutti, avrei aspettato il giorno 18 tranquillamente. La domanda è: che cosa sarebbe successo se il giorno 18 la sentenza sarebbe stata negativa? Fosse stata negativa? Che cosa sarebbe successo? Avrei potuto tranquillamente pensare che forse il presidente ero io. Quindi perché questa guerra nel giro di pochi giorni, poche settimane? Visto che comunque di qua a qualche mese il Consiglio di Stato si dovrà pronunciare. Poi invita a interrogarsi sulla condotta dell'ex commissario Roberto Falcone. Come mai il dottor Falcone ha cambiato atteggiamento in queste settimane, visto che comunque per un anno e mezzo, due anni ha fatto sempre continuamente l'accesso agli atti con ante esposti anche alla Procura della Repubblica e non solo? Prendo solo atto di quelli che sono stati circa 70 atti di richieste di accesso all'atto da parte del dottor Falcone. Infine denuncia alcuni sprechi dell'ente e passa alle vie legali. Dico che per me spendere 340.000 euro di pulizie credo che forse non è corretto, bisogna rivedere alcune cose in un momento di crisi. In una giunta a 9 forse bisogna ridurla per contenere i costi, qui invece si va all'allargamento. Mentre le iniziative adesso quali saranno? Le iniziative sono state già messe in atto da miei legali a tutela di tutto e poi il resto lo vedremo nelle prossime settimane.